mise una sconfitta pesante, lei ha detto anche ai colleghi: mi assumo io la responsabilità. Nella maniera più assoluta, non sono mai scappato. La squadra l'ho costruita io e la gestisco io, quindi l'unico chiedo venia, l'unico responsabile sono io, quindi nulla. Ci sono stati degli errori nella più alta buona fede, su questo non c'è ombra di dubbio, perché è normale, è inutile fare dietrologia. Io avevo un budget che ringrazio la società, ringrazio il dottor Ferretti, ho cercato di prendere il meglio con quello che avevo a disposizione. Probabilmente ho errato parecchie cose. Ecco, tra l'altro, ancora una volta, la squadra che non sa gestire il vantaggio, ecco, l'impressione proprio non sia una squadra, no? Che ha quel mordente che lei chiede alle sue squadre. Dove sta il problema? E io l'ho detto anche prima della partita, non è una squadra che si riconosce in me, non è una squadra da capuano. Ma poi la cosa che mi preoccupa è che la susseguenza di determinate situazioni, non è la prima volta che accade, è un calo fisico mostruoso, ancora una volta anche in questa partita, e poi non è possibile, va in vantaggio senza che loro ti diano fastidio e ti complichi la partita in questo modo, senza saperla gestire, senza lottare. Non so, voglio pensare molto, perché io voglio il bene di Arezzo e dell'Arezzo, e lo dimostrerò probabilmente coi fatti anche nei prossimi giorni. Quindi ci saranno scelte diverse anche, c'è da attendersi in futuro anche a livello di formazione? Non ci sono scelte, qui l'unico responsabile sono io, ma non lo dico per attrarmi qualche responsabilità, ci ho messo sempre il viso e in questo momento sono colui il quale ha determinato le scelte, senza ombra di dubbio, e gestisce questa squadra. È una squadra che in questo momento ha avuto un'involuzione di gioco mostruosa, va in campo con la paura e quindi devo capire molte cose, dopodiché prenderò delle decisioni per il bene solo ed esclusivamente dell'Arezzo. Ecco, anche a livello appunto mentale, di carattere, no? Perché su 1-0 la Lucchese onestamente sembrava morta, perché veniva da 6 sconfitte, insomma ripiombeva nella settima sconfitta, e invece la Lucchese ha tentato forse di gestire quel risultato. No, non è vero di gestire, perché ho lasciato la squadra in campo con qualcuno che passeggiava, che stava in spiaggia, proprio per non variare struttura, per non dare un segnale diverso, no? E quindi magari era facile togli una punta, ma sembrava mortificarla in questo modo la squadra. La Lucchese non esisteva, una palla in orizzontale li abbiamo fatti risuscitare. Mister, gennaio ovviamente è ancora lontano, quindi ancora non si può intervenire sul mercato, tra l'altro come dire, sono arrivati anche i fischi, no? A fine partita, come si esce adesso da questa situazione? Ma i fischi sono giusti, perché in un anno e mezzo ci hanno sempre sostenuto, è uno dei pubblici più belli ovunque ho allenato, ci hanno sempre sostenuto, oggi meritavamo i fischi come li meritavamo in altre interpretazioni dove abbiamo preso gli applausi. Io spero che insieme a me anche qualcun altro si assuma le proprie responsabilità. Io sono a capo di tutto e mi assumo la responsabilità unica di tutto. Spero che lo facciano anche altri, come lo faccio io col cuore e non solo con frasi di circostanza. Ti riferisci ai giocatori? E certo, in campo chi ci va? Mica ci va Cirenè in campo.